Lei vedendo questo dirà anche quest'oggi i gatti, dico bene? Ma infatti sto dicendo lei non ha perso il vizio dei gatti, ma quest'oggi vuole tirare i porconi. No, quest'oggi faremo il gioco più semplice del mondo, che in teoria è semplice ma in pratica è infame come... qualcosa che serve in tutte le cucine, guarda. Wow, questo è un ottimo affare. Grazie. Comunque raga, bentornati innanzitutto sul canale. Siamo qui io e codesta persona appunto per fare... gioco, che è poi un test di cose più che altro. Il quadro è questo: c'è un gatto che vomita, se sbagli hai delle domande bastarde, se le fai bene bene, se le sbagli te la prendi in quel posto. Potete metterlo direttamente nella vostra cassetta degli attrezzi. Allora io direi banda alle ciance e cominciamo subito. Ci sono saltati anche la canzoncina iniziale, perché tu non la senti, ma è tremendamente fastidiosa. Mi fido. Cioè, una canzone che è tremendamente demente. Dottore, è tipo un piffero. Bello che dicono, è una cosa semplice, ma tipo fatto da americani, quindi loro bene o male sapranno, no, come è fatta la loro. Tipo facessero l'Italia, ti fanno vedere la Basilicata, quelle cose lì, lo sai bene o male. Sono. Esatto. Lei deve sapere in questo momento qual è il New Mexico. È questo qua. No. Vabbè. Ma lei non sa neanche cos'è l'Idaho. Tiri via la coda. Allora, Escape the Dungeon. Dunque, okay. Io devo riuscire. È una chiave per terra. Ho la chiave. No. Cosa no? Ascolti, dottor. È facile, vedi? Vedi? Cosa ci vuole? Guarda, c'è anche il messicano che suona. Insomma, vede. Cioè, lui deve prendere solo la chiave e aprire la porta. Esatto. Just look at that video. Akbar! Ok, tralasciando il fatto che quest'uomo era sparito per ben 3 minuti e 26, le mi ha fatto aspettare come mi fa aspettare il dottore fuori dalla porta. Di che colore è il sole alle prime luci dell'alba? La mattina presto. Dovrebbe essere in teoria arancione. Orange. Orange. Lei è un ignorante. Perché? Dunque, la parola occhi è sempre dritta avanti, sì, tranne capovolta, perché c'ha le lettere al contrario. Vabbè, sì, ovvio, sì, sì. Quindi sì, volendo sì, potrebbe essere vera ma anche falsa. No, dottore, perché se lei legge avanti, ai, legge all'indietro, ai, ok? No. Allora, I'm a sub for. Allora, io non lo so, io azzarderei però banana. Perché banana? Aspetti, dottore, facciamo come a scuola. Motivi la sua risposta. Perché banana? Allora, no, che non lo so, perché allora è la linfa per scherzi. Cos'è la linfa per scherzi? Cos'è? Dottore, mi esibisca il suo intelletto. Ci penso io. Cono. Ma perché cono? Perché secondo me era il cono. Allora, in teoria dovrebbe averne 3, 6. Molto bene. Sono dottore, anche i cani, hai visto? La salamandria. No. No, non ho capito, lei vede un castoro. Io ho visto il castoro. Il castoro, si castora il castoro. No, è ovvio, no, tutti lo sanno che non si castora il castoro. Vorrei farle un documentario per capire un po' le risposte che dà, tipo banana, tipo cono, tipo castoro, no, wood, chuck, chuck, wood, no. Un uomo vuole sposare sua sorella vedova, può? No. Aspetta 10 secondi, va bene, ok. Adesso lei poi mi dica. Ho perso. Pensavo si potesse skippare. Lei adesso mi dice dove ha trovato sto robo. Quante domande ha risposto finora? 14. No, non è vero. Era 10. Il dottore è serio. No, ma che serio? Sì, ma serissimo. Vada a fan brodo. Cos'è qua? Non lo so. Allora, completa con le lettere mancanti. Ma andando avanti a caso. Cioè, non capisco. Aspetti. Cosa c'è? Allora. No, ma... Perché? Perché c'era delle parole che possono significare la stessa cosa al contrario. Al centro dovevo mettere una parola che ci stesse bene, che andasse bene anche in verticale. Vedi, c'era gel negli altri lati, no, e c'era occhio. Ma leggendo lei completato tutto. Cioè, a volte esce con delle cose di intelletto così, e poi mi fa chuck il wood, chuck wood, no, e poi mi fa anche il coso, come si chiama, quello lì che ha fatto adesso. Aspetti 10 secondi, a 4 skippa. Blu. No, okay. Rossa. È una palla rossa, quindi sarà rossa. Piccolo aereo si è schiantato. Ok. Ok. E ogni singola persona, insomma, morti tutti. Esatto. Okay. Seleziona chi è sopravvissuto. Non è sopravvissuto nessuno, sono morti tutti. Dottor Ney non deve salvare nessuno. Io pensavo di poter essere una persona buona. Sono morti tutti. Ah, io volevo salvarli. Cioè, lei vuole dirmi che Pecos è morto. Raga, F per Pecos. Cioè, non ha senso. Adesso qual è? Quello considerato red. Quello red. No, era il purple. Vabbè. Ok. What? Zero. Vabbè, per zero. Per zero. Che per zero fa zero. Allora, con quale mano tu sollevi la zuppa? Cioè, dipende. Vuoi anche sollevarla con entrambi? Dottor Frenologi è piuttosto bravo, devo dire. Aia. Devo dire che c'ho meglio. Mi fa gli arrivi un po' arlecchini, però devo dire che è bravo. Dottore, l'ha già fregato. No, ho vinto io. Ho sbagliato perché devo metterlo nel centro, poi in fondo. Stia fermo. Ok. Vede. Okay. Lei fa meditare tantissimo. Il papa è cattolico? No. Ma come no, dottore, cos'è? Venditore di pesci. Oh, ciao.
Ma c'è uno proprio. Forte, io ero fortissima. Allora, Mary e Susie hanno ordinato la pizza. Mary ha mangiato 2 delle 4 fette. E Susie ne ha mangiate 4 delle 8. Hanno mangiato uguale. Perché hanno mangiato sempre la metà. Sì. Nessuno. Allora, what is 2 and 2 put together? 22. Questi gli Stati Uniti. Cosa vuol dire? Che domanda è? Dunque, secondo lei la rana sbatte il suo di dietro quando salta? Presumo proprio di no. No, perché lei quando atterra... E invece lo sbatte. No, è morto il gatto. No. È la prima volta che l'avevo dispiaciuto per la morte di un gatto, dottore. No. Devo dire che è veramente, veramente skillato. Questa volta deve fare tutto. Non deve sbagliarne neanche. Appena ne sbaglia una, si mette a fare chicchirichi come i galletti. Ma che chicchirichi? Sì. Rossa. To. Allora, you can do a guitar, but... Ti fa tuna, guitar... Ah, ma tuna? Ma che tuna? Tuna fish. Tuna fish è il tonno. Senza volerlo. No, non senza volerlo. No, 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 dottore, le ho fatto io, praticamente l'arrivo col tonno. Alaska. Cioè, insomma, almeno sulla geografia. Povero Pecos. Qua sotto nei commenti, povero Pecos. Ma già fatto la F prima, dottore. Vabbè. F è anche povero Pecos. Povero Pecos. Questo ne ha 6. E fino a qua tutto molto bello. Se sbaglia, vogliamo il galletto. Ma che galletto? Se sbaglia, vogliamo il galletto. Nessun galletto. Mi raccomando. Cos'è? Shot the boss. Ok. Boss, era questo. Ecco, si è bloccato tutto. Oh, ok, capito. Meno male. Perfetto, benissimo. Quante domande hai risposto? Dottore, se sbaglio, fa il gallo. 10. Ma cosa dice? Ma le contate? No. Dunque, allora, di che colore è? Allora, aspetta. Oh, aspetti. Prima ha ragione, andava bene, adesso è rosso. Sarà allora giallo, uguale, sempre uguale il colore del sole. Click the button. Oh. Non si ferma più. Ma deve essere veloce. Ma non si ferma! Beh, ma ha corretto un coso. Allora, sì. Sbatte il culo per forza. Lo sbatte. Ah, ma questa rana o le rane in generale? In generale le rane comunque saltano a terra con le zampe davanti, da quello che ho visto. Quindi cos'è sto roba? Posso usare il missile? Toh. Ecco, facciamo prima così. Akbar. Allora, di che colore è questa palla? Mia madre. Ok, va bene. Metta la palla nel canestro. Vada. Ma non ci va. Vada. Ecco. Qual è il tuo favorite color? E qua era un po' difficile sbagliarsi. Quanti conigli? 2 conigli, mi pare ovvio. Ok, sono 4 conigli. 4 conigli. No, aspetta, sono 6. Adesso sono moltiplicati. 7 conigli. Dottore, deve sommare tutti i conigli. Quanti conigli sono? Sono tanti. Allora, 10 conigli. 17 conigli. 21 conigli. 23 conigli. Ci viene arrostone, dottore. 23 conigli, Cioè, di averlezza di 23 conigli. Allora, press the key button. Che problema c'è? Nel tosta panca ci metti il bread. Ecco. Molto bene, molto bene. Aspetta 10 secondi. Ma non era la B, forse? Allora, che stato è questo? North Carolina, dottore, mi ispira. Se no, tipo Oklahoma. È più Oklahoma, secondo me. Oh, sono un po' ignorante, non lo so. No, sarebbe tipo chi è più lontano, una roba del genere. Chi è più... Pluto. Il cane di Topolino. Topolino, esatto. Allora, questo è il mio cane blu. Ok. Di che colore è il mio cane? Mi sto drogando o non mi sembra blu? Oddio. Guarda, io... Aspetti. Io cosa devo fare? Non lo so. Aspetti. To. L'ho fregato. Ma la beta! È bastardo! 2. No. Ma cosa dice, dottore? Ma non potranno mai essere 2. No, allora sono 2. No. Non... Lei è un caprone! Lei è un caprone! Ultimissima volta. Se la terza riesce. Ok. Vada. Molto molto easy. La prossima è... Non sbaglio. No, allora, non è Rhode Island perché confina. Quindi è un posto negli Stati Uniti centrale. Cioè, centrale verso l'alto. Non può essere New Mexico. Sicuro? Non Texas. Non lo so. Texas. Vedi, Texas. Non male che c'è un mio dottore, perché lei può voler un campano di... Vada, vada a fanbrodo. No. Allora, what? Allora, colore è verde. Ok, fino a qua Jenny proprio. What is your favorite color? Prima hai detto black, adesso diciamo white, no? Ma sì, dai, via. Vai, via. Olè. Is this the... Sì, sì, sì. How many questions... Ma che ne so? 6? No. Niente, vada, perfetto, perfetto. Prossima domanda, next domanda ancora. Buon appetito. Oh, okay. Swim to safety. Allora... Come devo muovere quella freccetta? Tipo? Ma è sicuro? Boh. Ma madonna, difficile, oh, cioè una skillata bestiale. No, incredibilmente incredibile. Toh. È la cosa più emozionante che abbia mai visto, dottore. C'è un livello di hype che ti mette che è pazzesco. Accendi la lampadina, vada. Cosa fate? Cos'è quel coso lì? Ok, tutto normale, tutto perfetto. Questa era tuna. 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 Tuna fish. Che domande intelligenti proprio queste.
Qual è il suo colore preferito? Le sembra una domanda intelligente. Sopra e sotto. È lì che dico, ma che vuol dire? Cioè, cacchi domande fa? Allora, hai 5 barrette, sì, esatto, diciamo, okay. Esatto, della ciotola. Ne prendi fuori 3. Quante ne hai? E ne hai 5, perché lei sempre tu, non è che le hai buttate fuori dalla finestra. Uccidi il boss, il boss era qua. To. North Carolina, mi ascolti? Boom. E ho detto anche prima. Allora, no! Stia calmo. E qua mettiamo la E e qua mettiamo la I. La I. Non ho capito niente io. Ah, in pratica, gel. Ai, questo è complesso. È molto, molto, molto difficile. È il test del tardo. Io chiamerò il tardo test questo. Esatto. Doowood, Chuck Wood. No. Pyrotechnical Show, no. Firework. Fireworks. Yellow. No. Test per gli alcolisti, no, questo. Io divento scemo. Allora, aqua is another word for... water. Chicken. Può l'orso nel bosco? Sì. Direi di sì. Cosa fa? Cosa fa secondo lei? No, dico, insomma, vedevo che tremava tutto. Ah, ok. Do you want... questo qua, ovviamente. Sì, beh, ovviamente. Allora, sì. Cioè, stiamo sbragando tutto, eh. Oddio. Ok, purple. Va bene. Niente. Non muoia. No. Cazzo, difficile, una lettera. Cioè, avevo paura. No, vabbè, qual è? Qual è? Là, che è questo. No, quell'altro sta crescendo, vedi? Questo. Questo qua. Eccolo lì. Dai! Mi sono sbagliato. Cazzo, dottore, ma è proprio ignorante. No, Pecos. Pecos. Ogni volta che vedo Pecos mi viene tipo un groppo al cuore. Tipo mi si intorpidisce il pancreas. Mi viene da piangere, Pecos. Non dovevi fare quella fine. Allora, United States. Ci siamo. 22. Vada. Non fa una flebo, dottore, per favore. C'è il gioco più entusiasmante. Ma aspetta, è quello. In un gallone. Tanto. Un gallone quant'è? Un litro più o meno? Ma. Sembra stia bevendo della benzina. Sono tante galline. Quanti quarti ci sono? 4. No. Io so che il gallone è quello grosso. 4. Non lo so. Tipo il cappone. Sì, ecco, perfetto. 2 più 2 più 7 meno 7. Quanti lati ha il quadrato? Non mettere 4 sbagliato. Il gatto è morto. 4 volte. No, 3 volte. No, 4. 3. Gli abbiamo voluto più bene in quest'ultimo. Non ho visto qual è stato il record, però... Porco. Io comunque direi che davanti a questo gatto, insomma... poveraccio, possiamo concludere qui? Guardi, farei un po' di silenzio stampa perché è su un gioco più facile del mondo. È provocatorio il titolo, non è proprio così. Comunque, va bene così. È stato incredibilmente bello. Pollicioni super Pecos. Io direi che possiamo ritirarci in silenzio e piangere appunto questa povera persona schiantata con l'aereo. La ringrazio per avermi dato questa inondazione di cultura quest'oggi. Me ne vado di qui arricchito tantissimo. Proprio c'ho un arricchimento che... Ah, stia tranquillo, non mi deve ringraziare. Stia no, tranquillo. No, non sarà neanche bisogno.